La gita. Ciao a tutti raga, finalmente sto riuscendo a prendermi più cura del canale, quindi sto iniziando a mettere contenuti, anche se ancora siamo pochi, però stiamo crescendo. Siccome sto iniziando a fare qualcosina a livello appunto di filmmaker, visto che appunto stiamo ricominciando piano piano dopo aver chiuso lo studio, voglio iniziare questa sperimentazione dei daily vlog, cominciando appunto da questo lavoro a Vulcano, come vedrete e sentirete. Inizialmente non saranno proprio daily vlog, nel senso non saranno proprio cose tutti i giorni, perché ancora, ripeto, essendo che abbiamo chiuso lo studio e siamo in attesa di sistemarci di nuovo, non c'è tutto sto granché. Però già li comincio a strutturare così, ecco, quindi diciamo preparare il campo per quello che verrà in futuro. E niente, iniziamo con questa gita lavoro a Vulcano, abbastanza bella. Trovate tutti i link in descrizione, sia dello spot finito sia di tutto quello che ne è venuto fuori, compreso il video del mese che è già uscito. Ciao Federico, perché hai tutte queste cose? Io sì, calmati un attimo, tanto pure il Mac è sempre. Iniziamo così, che 23esima strada fa un anno di esistenza e noi iniziamo con un lavoro a Vulcano, un video per una cosa di casa di vacanza. Vedremo cosa accadrà. Tu bei pescatore, sei come mio zio Alfio, quello che pesca. Uè figa, suona la tromba! Sua tromba! Ti sposano perché? Milazzo sembra un'isola, guardate! Allora qui abbiamo il cavalletto. Purtroppo spostare l'attrezzatura attualmente ci viene difficile perché molte cose non ce l'abbiamo più, molte cose si sono rotte, valigette eccetera eccetera, quindi tanto il gimbal non è più un granché, ormai ha già i suoi annetti, anche se da subito questo modello di gimbal diciamo non è stato il massimo. Ancora funziona, però non è mai stato il massimo. Per il resto tutto negli zaini, chiuso e pronto all'uso. Quindi dopo questo scioglilingua vi lascio al video. Poi abbiamo il gimbal. Qui dentro ci sono dei faretti, prolunghe e robe varie. Non lo apro perché stiamo arrivando. Qui c'è il drone. Il drone è questo qui, è uno Xiaomi qualcosa. Devo dire che è molto carino. Qui c'è altra roba, non ricordo precisamente, comunque anche cose per allenarmi. Qui ci sono i vestiti e cose varie. Qui c'è Maria con la sua parrucca e qui c'è Carmelo. Ora mi raccomando, comprati un altro cappello, si imbarazzano quando li riprendo. Quello è un traghetto, me lo scambia la scafo per il traghetto sempre, vedete? La paperella. E ma è tutta bella questa Vulcano. Non riesco ad aprire la porta, capo. Capo, la porta, per favore, apri la porta. Grazie. Grazie, capo. La cosa buona, sapete qual è? E quando metto il telefono sul drone si carica pure il telefono. Meno male, perché sennò scaricava subito. Non sei credibile. Sei incredibile. No, tipo metti che lo metti da solo, tu pensavi che stesse registrando, invece si scarica perché l'iPhone si scarica subito. Ragazzi, siamo a Vulcano, abbiamo iniziato lo spot pubblicitario. Non so cosa sto riprendendo. Lo spot. Vediamo Melo che lavora dietro. Niente, abbiamo fatto una prima prova col drone e devo dire ottimo. Ah,
subito si ferma. Ah, guarda che bella luce. Sì, ti sei visto tu. È troppo bianco qua. Passata Maria. Me la fate fare 10 secondi di ripresa. Comunque, ma così poi ce l'hai per il video del è maestro. È perfetta. No. Bellissima. Una tovaglia migliore ci vuole. 7. No, 6, è bella, blu. 5. 4. 3. 2. Uno. Se bevi per me. Non sono in record, sono in record. Sei in record? Se ti sposti faccio una ripresa bellina della stanza. Prime ore di ripresa andate. Abbiamo fatto delle belle riprese. Adesso vediamo quello che ci sarà da fare, quello che manca, che poi alla fine non si sa, tipo, se effettivamente funzionano, no? Bisogna vedere il prodotto finito. Quindi aspetteremo assieme, intanto ancora ci mancano un po' di riprese, ci manca volare col drone. Vediamo, sembra comunque abbastanza simpatica la situazione. Occhio alla RAS. Ah? Moresti qua. Saluta. Allora, che siamo arrivati, abbiamo fatto già un bel po' di riprese dello spot, sia di fuori sia di dentro, sia anche qualcosina col drone. Adesso dobbiamo riprendere il workout di Non ho tempo di Carmelo Gambria assieme a Marco, il proprietario della struttura. Il drone non so perché l'avevo messo a caricare e non si è caricato, però adesso sta caricando. Quindi tempo di scaricare la memoria e andiamo a riprendere il workout di oggi. Ve lo spiega meglio, spiego. Cosa? Il workout. Spiegalo ai... sono lì. Ciao ragazzi! E oggi come workout avremo un 15-10-7-5 di 15 toes to bar, 10 hang power clean, 7 front squat e 5 shoot overhead. Quindi sparare il bilanciere sulla testa. Ho colpito il lampadario. Non ho mai lo spugnato. Questo qui il drone è veramente bellino. Cioè vola uno spettacolo. Allora raga, io mi vado a lavare il costume e poi mi vado a riscaldare. Ciao. Non vi posso fare una recensione, oggi è la prima volta che lo uso, però veramente aspettavo. Sì, me l'avevo aperto per scaricare la memoria, non mi scordo le cose. Ci vediamo dopo. Qua c'è un po' di roba che ho portato per lo spot. Faretti, non so come serve. Convertitore da micro SD a SD. Per scaricare le cose del drone. Questo è un primo esperimento per quanto riguarda i daily vlog. Non so neanche quello che uscirà, cioè se avrò, diciamo, materiale giornaliero per veramente iniziare a curare per bene questa piccola rubrica. Però vediamo, è una sfida. Ho deciso di iniziarla oggi sia perché oggi la nostra società compie un anno, 23esima strada SRL, sia perché c'era l'occasione dello spot qui a Vulcano e quindi vedremo. Daily in teoria dovrei dividerlo a giornate, quindi non dovrebbe essere tutto quello che succede a Vulcano è una sola cosa. Quindi in teoria dovrebbero essere 2 o 3 giorni. Per il resto vedremo. Qui praticamente lo schermo del Mac ha preso la botta. Lo so raga, è un peccato, però presto
spero di poterlo sistemare. Questa invece è Maria. Maria modificata black, perché lei ha un animo black, quindi abbiamo fatto diventare black anche fuori. Qua sono in rec. Aspettate un attimo. Vai. Vai. Suonare con un gruppo rock. Fatelo più al centro, più al centro. Vai. Cioè ragazzi, un secondo matrimonio questo è. Ecco. Ma cosa, cosa non si dico? Qua. Qua. No.